Il grande problema che vediamo oggi è che la domanda del rinnovabile è veramente molto alta. Questo è per diversissimi usi, sia per la produzione di idrogeno verde che per la decarbonizzazione dell'utente finale. Il problema fondamentale è l'amministrazione che ci sta in mezzo, spesso e volentieri, sono le regole che non sono chiare ed è soprattutto il percorso attraverso tutti gli ostacoli offerti dalle amministrazioni locali che deve essere inquadrato in una logica di cooperazione per poter essere superato. La cosa che in questo momento noi come operatori di rete stiamo osservando è che c'è una crescente consapevolezza dell'importanza della rete di trasporto e della rete di distribuzione per collegare la generazione rinnovabile alla nuova domanda di energia decarbonizzata. In questo senso bisogna tenere conto del supporto fondamentale che le istituzioni europee possono dare per lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare per finanziare per grandissimi montanti, per anche il 50% del total cost of ownership, l'infrastruttura che si vuole realizzare. Quello che noi stiamo facendo con Elia Green International è cercare di aiutare tutti coloro che vogliono entrare in questo settore e capire come abbattere il costo dell'infrastruttura di rete per fare in modo di accedere ai fondi europei e avere un significativo sconto su quello che è il valore, il costo totale dell'infrastruttura.